Probabilmente vi starete chiedendo cosa ci faccio in mezzo a delle torbiere scozzesi, inginocchiato a farmi versare del whisky in testa. Per scoprirlo, dobbiamo tornare un po' indietro. Se avete già seguito in passato Whisky for Breakfast, ricorderete che abbiamo già parlato di Kilcommon Distillery e del loro progetto che lo lega a Rasputin e a tanti altri cocktail bar nel mondo. Nonostante la giovane età, è molto presente anche il legno. Ora, normalmente, l'episodio sarebbe finito, ma abbiamo un intruso oggi, che è questo. E voi vi chiederete, è solo espositivo? Non proprio. Vi parlerò di un progetto molto interessante che ha iniziato Kilcommon ormai 3 anni fa, che è il progetto Comraic. Comraic in gaelico vuol dire santuario, e infatti trovare questa botte è il simbolo che quello specifico locale è un santuario di Kilcommon, ovvero sia è un locale o un'enoteca dove troverete tutte le release, oltre che alla release speciale Comraic, di cui sono usciti per adesso 3 batch. Potete trovare i Comraic in tutto il mondo, chiaramente dipende dalle zone, che siamo in Italia, potete trovarli chiaramente in Inghilterra, in Germania, in Cina. Dove andate, se siete appassionati di whisky, potete cercare il vostro Comraic, dove troverete sicuramente la grande selezione Kilcommon. Proprio per questo abbiamo scelto l'isola di Islay come nostra prima tappa scozzese. L'isola è la più meridionale delle Ebridi interne e conta circa 3.000 abitanti. Girovagando per l'isola ti rendi velocemente conto che probabilmente ci sono molte più pecore e mucche che esseri umani. Sembra di essere veramente fuori dal tempo. L'isola è famosissima appunto per le proprie distillerie, da cui nascono i più famosi whisky torbati di tutta la Scozia. E dopo un volo di soli 15 minuti da Glasgow, arriviamo, con gli amici di Whisky Facile, in distilleria. Immediatamente non può mancare un brindisi con il Distillery Edition di quest'anno, un Marsala Single Cask Finish. Il Distillery Manager Islay ci accompagna e ci mostra tutto l'interno della nuova warehouse, che, essendo appena ultimata, è ancora abbastanza vuota. Ma l'attendono tantissime nuove botti che stanno arrivando. Ogni imbottigliamento di Kilcommon prende il nome da una zona o da un monumento che si trova nei pressi della distilleria. Il Comraic non fa eccezione, e qui vi diamo già un piccolo indizio su quello che avete visto all'inizio. L'isola ha una secolare tradizione nella distillazione dello whisky, ma Kilcommon è stata la prima a riaprire dopo 124 anni che non apriva alcuna. Delle quasi 150 distillerie che si trovano attualmente in Scozia, solamente 10 hanno un proprio malt floor, il pavimento dove si stende l'orzo maltato dopo la cottura. Kilcommon è una di queste. Ho potuto anche provare l'ebbrezza di stendere l'orzo maltato sul pavimento. Qui abbiamo il kiln, il forno dove avviene l'essiccazione dell'orzo. Vediamo la torba ancora umida che viene utilizzata per mutizzare il fenomeno di germinazione. L'attenzione c'è in ogni fase della produzione, come in questo mulino anni 60 per macinare l'orzo, sia prodotto che acquistato. E ad accompagnarci in questo meraviglioso viaggio abbiamo avuto Ante Allegro, brand manager e brand ambassador di Kilcommon, italiana di origine ma ormai scozzese da oltre 10 anni. Proprio grazie a lei abbiamo potuto fare delle esperienze che molto difficilmente si fanno in distilleria. È sempre meraviglioso poter provare il whisky dalla propria origine, come per esempio assaggiando il mash e vedere
come il prodotto nasce prima di essere distillato. Il mash viene appunto prodotto direttamente in distilleria, proprio accanto agli alambicchi. Pensiamo sempre che Kirkoman è una distilleria a conduzione familiare ed è tutt'oggi molto piccola, nonostante l'ingrandimento avuto negli anni recenti, rimane una distilleria che produce esclusivamente 600.000 litri di whisky all'anno. E anche gli spazi sono molto ristretti, infatti troviamo tutto a un unico piano di una piccolissima struttura. Gli alambicchi sono veramente piccoli. Il wash still è da 3.230 litri, mentre lo spirit still, il più piccolo dei due, sono solamente 2.070 litri. Fino ad oggi vi abbiamo portato le immagini di tutte le distillerie che abbiamo visitato. Purtroppo non possiamo portarvi i profumi, ma questa volta vogliamo perlomeno portarvi i rumori. Ogni imbottigliamento di Kirkoman prende il nome da una zona intorno alla distilleria. E in questo tour non potevamo esimerci dal portarvi in ognuno di questi luoghi. Robin, all'interno della warehouse, ci ha fatto assaggiare numerose versioni di Kirkoman, ma in questo momento vogliamo soffermarci su due imbottigliamenti base, Makir Bay e Sanaig. Questo perché sono tre luoghi che abbiamo visitato. Questa è Sanaig, che rappresenta proprio il whisky a cui dà il nome. È un whisky molto rotondo, con molta bottigliatura oloroso. Sanaig è dei due imbottigliamenti principali quello che fa una maturazione in sherry più lunga, creando quindi note rotonde di frutta rossa e frutta secca. È veramente incredibile visitare quei luoghi dei quali fino ad oggi avevo solamente letto il nome sulle etichette di Kirkoman. L'altro imbottigliamento principale di Kirkoman è Makir Bay. In questo caso abbiamo un whisky dove il bourbon, la botte di bourbon, fa da padrona, creando un whisky molto più fresco e beverino. Ma naturalmente la produzione non si ferma qui. Ogni anno abbiamo tantissime release diverse, come per esempio l'ex Madeira del 2021, un whisky invecchiato esclusivamente in botti di Madeira Wine e Madeira Strong Wine.
o Machir Bay è sicuramente l'imbottigliamento più diffuso tra quelle di Kilcoman, ma è veramente stato emozionante poter bere un Kilcoman Machir Bay sulla Machir Bay. Ma sicuramente la produzione più importante della Kilcoman Distillery è il loro 100% Islay. Un whisky, un single farm, single malt whisky, prodotto interamente all'interno della zona della distilleria, dalla coltivazione dell'orzo fino all'imbottigliamento. Ogni anno la release sarà diversa, perché è impossibile controllare la natura, sia per la coltivazione dell'orzo appunto, che per il clima delle botti. Ma arriviamo finalmente a dove eravamo rimasti. Arriviamo al Comraich, quel piccolo santuario dove tutto il progetto è iniziato e al quale ha dato il nome. E nel quale Antea mi battezza con del whisky. Slanchevac.